E proseguiamo il nostro speciale Asti Capitale del Monferrato con tantissimi ospiti illustri che andiamo tra pochissimo ad ascoltare. Ne abbiamo raggiunti moltissimi, quelli più importanti li abbiamo noi qua a GRP. Partiamo con il sindaco di Asti, Maurizio Rasero. L'intervista. Asti, capitale del Monferrato, un settembre astigiano differente, GRP organizza questo lungo speciale dedicato proprio a un territorio così importante nel cuore del nostro Piemonte, e anche il sindaco non può non parlarci appunto del suo ruolo di capitale, un ruolo antico che vuole continuare anche per il futuro? Certo che sì, io come sostengo da tempo Asti non può fare a meno del suo territorio, così come il suo territorio non può fare a meno della sua città principale. Siamo un centro di 76.000 abitanti circa, la quarta città come popolazione del Piemonte, che è la porta su queste splendide colline che sono diventate da circa 5 anni patrimonio dell'umanità, quindi con il riconoscimento UNESCO. Fra le tante cose che qui si fanno, vi è il settembre astigiano, avete avuto modo di raccontarlo tantissime volte negli anni passati, è un mese in cui si concentrano molti eventi di vario tipo, i tre principali sicuramente la Duia, le Sagre e il nostro Amato Paglio. Quest'anno purtroppo il settembre astigiano ha dovuto fare i conti con il Covid, con questo virus, non c'è stata data la possibilità di organizzare le Sagre, perché è un ristorante a cielo aperto, forse il ristorante più grande d'Europa, dove in una città da 76.000 abitanti arrivano in due giorni circa 300-400.000 visitatori, e dove quindi non si era in grado di garantire il rispetto delle più elementari norme di sicurezza che ci hanno insegnato in questo periodo. Lo stesso è stato per il Paglio. Il Paglio non è un qualcosa a cui uno assiste passivo e non si fa coinvolgere, è un qualche cosa che ti coinvolge, qualche cosa che ti fa piangere, ti fa gioire, ti fa baciare le persone, ti fa abbracciarle, ti fa fare tante cose che in questo periodo in cui si parla di distanziamenti, dove si parla di evitare affollamenti e quindi assembramenti, ci pareva non idoneo. Allora le istituzioni locali, su stimolo anche bisogna dire della Regione Piemonte, hanno voluto ragionare su un settembre astigiano diverso che si è concentrato soprattutto sul prodotto principe del nostro territorio, il vino. E quindi nelle nostre piazze, nei nostri palazzi lo raccontiamo, ma non soltanto, consentiamo anche di degustarlo e in tutti i nostri ristoranti anche di abbinarlo ai piatti più importanti della nostra cucina tradizionale. Come al di là quindi di questo settembre, guardando nel futuro, il futuro di Asti sta nel vino. Il futuro di Asti sta anche nel vino, come ho detto prima, il vino è sicuramente il suo prodotto principe, milioni e milioni di bottiglie che vanno con il nome della nostra città, della nostra provincia in giro per il mondo, quindi il più bel biglietto da visita, il prodotto che per primo quando siamo ospiti di qualche altra realtà, non soltanto in giro per l'Italia ma anche in altri paesi, ci si riconosce. Ah, voi siete nella zona della Barbera, ah, l'Asti spumante, ecco, queste sono delle soddisfazioni. E non potevamo che affrontare anche dei temi economici, e allora siamo andati a intervistare e ascoltare, tra poco lo faremo insieme a voi che ci seguite in questo speciale Asti Capitale del Monferrato, intervista a Renato Goria, presidente proprio della Camera di Commercio di Asti. Sentiamo. Duia d'Or 2020, un anno, il 2020 particolarmente complesso, Asti comunque non rinuncia a essere, in un momento di festa a settembre, non rinuncia a essere la capitale del Monferrato, anzi forse quest'anno ha valorizzato ancora di più il suo ruolo in mezzo al Piemonte, al centro del Piemonte, proprio come capitale del Monferrato. La Duia quest'anno è una bella Duia, una Duia un po' reinventata e un po' ripensata, il Covid ci ha fatto riflettere molto. Inizialmente, visto che purtroppo non abbiamo potuto fare il concorso dei vini DOC e DOCG, concorso ministeriale, concorso diciamo nazionale, abbiamo comunque realizzato una Duia un po' diversa, ma secondo me una bella Duia. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che è stata fatta una Duia più lunga nel tempo e più ampia negli spazi, per cui più lunga nel tempo nel senso che per evitare troppi assembramenti questa Duia è stata fatta in tutta la provincia,
ed è stata fatta in un mese e non nei 10 giorni canonici che venivano fatti nella città di Asti. Quindi questa formula ha portato a far sì che abbiamo realizzato un'inaugurazione dove si è parlato del concorso, del futuro anche del concorso e delle eventuali migliorie che vorremmo apportare al concorso. È stata un'importante inaugurazione con la conduzione, come moderatrice Cesara Bonamici. Si pone così una domanda importante: come comportarsi in questa fase, come preparare il terreno per il prossimo futuro, come raccontare il vino sul mercato nazionale e su quello estero. Che ha condotto al Teatro Alfieri questo talk con giornalisti, diciamo, esperti di vino e tecnici esperti di vino arrivati da tutta Italia. Poi c'è stato il lockdown, abbiamo passato mesi a fare degustazioni online, conferenze online, a stare tutti dietro il proprio schermo, ed è stato abbastanza avvilente, perché, come dicevi tu, il vino è scambio, convivialità, stare insieme oltre che degustazione, certo, tecnica. Quindi è stata una grande kermesse, una kermesse molto importante che ci sta facendo riflettere per il futuro. Per la Duia invece di quest'anno, i consorzi dei vini magnificamente in tutta la città, l'accordo che abbiamo fatto con 113 locali pubblici in tutta la provincia, ristoranti, agriturismi e bar per il piatto della Duia, il menù della Duia e l'aperitivo della Duia, che sono tra l'altro tutte alla portata, quindi tutte con prezzi modici e con alta qualità sia di vino che di cibo. E poi appunto c'è questo guardare al Monferrato, no? Con la cultura, si è detto, con il gusto, come si diceva, ma anche proprio anche con dei tour, con la possibilità di guardarsi tutto intorno ad Asti. Certamente, tutto questo è collegato alla cultura, siamo qui oggi all'inaugurazione, quindi arte e cultura, all'inaugurazione della Mostra degli Arazzi, che è una specialità locale. Abbiamo due arazzerie, la razzeria Scassa e la razzeria Montalbano, conosciute in tutto il mondo, con delle opere veramente fantastiche. E poi, come diceva lei, il Monferrato, quindi tour presso le case vinicole, tour presso tutti i luoghi artistici, quindi architettonici, artistici, abbazie, pievi, chiese, castelli, tutto quello che le cattedrali sotterranee famose di Canelli, e sono patrimonio UNESCO, quindi c'è tutto questo patrimonio che noi abbiamo, che sono di paesaggi, di arte e di enogastronomia, che con questa Duia faremo vedere. Nell'ambito del nostro speciale parleremo tanto di Monferrato, e quindi le chiedo: qual è il futuro del Monferrato a suo parere? Innanzitutto ci sarà la fusione tra la Camera di Commercio di Asti e la Camera di Commercio di Alessandria, però ci sarà un'unica Camera di Commercio praticamente del Monferrato, che abbraccia il Monferrato astigiano e il Monferrato alessandrino. Quindi il futuro del Monferrato dovrebbe essere positivo, perché le forze unite potranno fare progetti più importanti e più ampi. Probabilmente verranno estese il prossimo anno anche sul territorio alessandrino. Grande importanza di questo territorio, ma soprattutto la sua valorizzazione. E chi meglio dell'ATL Langhe Eroero? Noi abbiamo il direttore, tra pochissimo, proprio con noi, qua lo speciale Asti Capitale del Monferrato, può raccontarci tutto quello che ruota attorno ad Asti e all'astigiano. E allora via all'intervista con Mauro Carbone, che è proprio il direttore dell'ATL Langhe Eroero. Monferrato Langhe Eroero, un territorio che l'UNESCO ha riconosciuto come patrimonio, quindi vuol dire che ci sono dei legami indubbiamente molto storici, molto antichi, e c'è anche tutto un lavoro di promozione. Voi state facendo, qui alla Duia, un percorso particolare anche con una gara tra esperti di vino, ma più in generale qual è la promozione per riuscire a unire territori con storie unite ma anche con dei nomi differenti?
Ma sicuramente c'è un filo conduttore che sono le colline e il paesaggio ed è la grande sapienza enogastronomica, a cominciare proprio dal mondo del vino. Quello che facciamo oggi è una gara tra aspiranti sommelier che degusteranno e dovranno dimostrare di avere una profonda cultura dei vini di tutto il territorio, che a volte nascono anche dallo stesso vitigno, che hanno quindi addirittura un'origine genetica del tutto comune, ma che in realtà poi si declinano in forme diverse. Sono proprio le piccole differenze in un territorio omogeneo il motivo del viaggio più forte che abbiamo sul nostro territorio. Che quando lavorate parlate all'estero appunto di questi luoghi o di questo macro territorio appunto, quali sono i canali dal punto di vista della comunicazione e quali sono i contenuti che volete comunicare? Sicuramente andiamo a comunicare innanzitutto la qualità della vita di questo territorio. Raccontiamo all'estero che se vuoi fare una grande vacanza italiana in mezzo a tanta italianità, in mezzo a tanto Made in Italy autentico, questo è il posto giusto. Perché è molto autentica la cultura appunto certificata dall'UNESCO del paesaggio vitivinicolo, è altrettanto autentico ogni prodotto che arriva da quelle colline ed è molto molto autentico lo stile di vita. Passeggiare nelle vie di una città come questa è un'immersione nell'italianità più vera ed è un grande motivo di viaggio per persone che vengono spesso anche da molto lontano. È chiaro che questo è un periodo difficile per i viaggi di lungo raggio, però siamo sicuri che ripartiranno e ritorneranno quelli importanti che avevamo fino all'anno scorso e che popolavano proprio queste strade. Adesso abbiamo un pubblico italiano di prossimità, europeo, con cui contiamo di fare un grande autunno, nell'attesa che tutto diventi più facile per gli spostamenti. Fortunatamente abbiamo ancora un'ottima qualità della vita sul territorio, abbiamo tanta normalità da vendere in realtà e il senso della promozione che stiamo facendo online in questi giorni è proprio questo, dimostrare come in effetti è che il territorio intorno a noi permette di fare una vacanza di altissima qualità, perché c'è una qualità della vita e una sicurezza diffusa che permette a tutti di divertirsi sul territorio. Ma i monferrini sono consapevoli di questo? Sempre di più, sicuramente. Ne stiamo sentendo molti, stiamo parlando con molti player della provincia di Asti, ma anche con persone che magari non si occupano direttamente di turismo. Sicuramente la consapevolezza sale progressivamente e c'è la coscienza che il turismo fatto in questo modo è una grande risorsa a livello economico, a livello imprenditoriale, a livello di lavoro, ma è anche una bella opportunità per far conoscere il proprio territorio, insomma c'è anche molto spesso un profondo orgoglio per la propria terra, che trova nel turismo proprio il suo punto più alto, perché se qualcuno fa un viaggio, soprattutto se fa un lungo viaggio per venire qua, vuol dire che questa terra vale davvero tanto. E infine questo nostro speciale è appunto dedicato ad Asti e al Monferrato, e quindi qual è il futuro del Monferrato? Come sarà il Monferrato tra 10 anni o magari tra 50? Secondo me è sempre più conosciuto e soprattutto sempre più riconoscibile. In quel contesto appunto di alto profilo che sono le colline del Sud Piemonte, le Langhe, il Monferrato e il Roero, ma soprattutto facendo conoscere i tanti borghi e le proprie specificità. Questo deve crescere progressivamente, un pezzo per volta, e soprattutto grazie a coloro che lo abitano, a coloro che ci lavorano, a coloro che tutti i giorni possono incontrare un visitatore e fargli comprendere quanto è straordinaria questa terra. E non possiamo che concludere con un momento anche emozionale, ma legato molto alla storia, con una scheda che racconta le peculiarità con un'impronta storica importante di Asti e degli astigiani, in questa scheda che abbiamo preparato per portarvi dentro questo viaggio con i suoi colori, sapori, tradizioni e appunto la sua storia. Nel cuore del Piemonte, nelle splendide colline UNESCO del Monferrato e delle Langhe, è qui che sorge Asti, la città di origini liguri che fu edificata dai Romani con il nome di Asta Pompeia. Di quest'epoca Asti presenta resti di un certo rilievo, risalenti per lo più al primo secolo d.C. La città era nota come città delle 100 torri, numero addirittura superato nella realtà, dal momento che la documentazione ha permesso di ricostruire l'esistenza di 120 torri. Conosciuta in tutto il mondo per i suoi vini, ogni anno a settembre vi si tiene uno dei concorsi enologici più importanti d'Italia, denominato la Duia d'Or.
Celebre è anche il suo palio storico, manifestazione tra le più antiche d'Italia, che si svolge a settembre e culmina con una corsa di cavalli montati a pelo, ovvero senza sella. Negli ultimi anni ha assunto una notevole rilevanza a livello nazionale anche il Festival delle Sagre Astigiane, una manifestazione enogastronomica che si tiene ad Asti, la settimana successiva al palio, dove oltre 40 proloco propongono le loro specialità gastronomiche, accompagnate da vini DOCG astigiani. E in un grande ristorante all'aperto, meta ormai di migliaia e migliaia di persone provenienti per l'occasione da tutta Italia. A partire da giugno 2014, i paesaggi vitivinicoli del Monferrato Astigiano sono stati iscritti, insieme al resto del Monferrato e alle regioni di Langhe e Roero, nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO, divenendo così il 50° sito UNESCO in Italia. Asti ospita inoltre la sede dell'istituzione destinata a monitorare il sito UNESCO, l'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe e Roero e Monferrato. Un passato glorioso, un presente che non è da meno e un futuro che si preannuncia all'altezza della sua storia. Questo e molto altro è Asti.